diventerò padre di un figlio non mio. Me l'ha chiesto sua madre in rete. E un giorno mi fa: è meglio che non ti fai illusioni, Ettore. Dico: perché? Perché sto per morire e ho un figlio che non vedrò diventar grande. Mi dispiaceva del figlio, ma a dirla tutta mi dispiaceva più per me. Dimmi almeno come si chiama. Numero primo. Numero primo non è un nome, lui vuol farsi chiamare così, Ettore. Divento padre naturale per atto notarile senza nessun atto sessuale. Mi consola essere il secondo della storia in questa condizione. Io ce l'ho una definizione di tecnologia per me. È tutto ciò che è nato dopo di me. E che son costretto a imparare perdendo un sacco di tempo perché mi hanno detto che così dopo farò prima. Ognuno di voi davanti alla sbarra del Tedepass, fiducia o speranza? Piove, 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 piove. Piove come in Blade Runner, ma siamo a Gardaland. Questo è il posto indicato per la consegna, un posto dove di solito si perdono i bambini, ma a volte si trovano. Mi trascina verso l'uscita, che è vicina alle tazze, poi si blocca, mi guarda, fa: noi siamo diventando tutti bagnati. Perché non apri l'ombrello, papà? Comandino. L'Africa nera suonava i tamburi, muti, avanzavano nella notte i fanti Peshmerga, Mujahideen. Gli afghani non si fa mettere i piedi in testa da nessun. Stava per scoppiare la terza guerra del mondo in via Piave e tutti guardavano a me. Tu parli arabo, poco poco, ischire l'imbazos e sabidoria. Questo cos'è, afgano? No, sardo, papà. Volevamo sapere che cosa abbiamo nell'eredità. Che geni abbiamo? Ne abbiamo 21.000. Per Dio, pensavamo di averne 100.000. 21.000 va bene o no? Qual è il problema? Niente, che subito dopo hanno scoperto che la rucola ne ha 28.000. Dà fastidio o no? Mi abbraccia, spinge, Dio che forza, come spinge, è leggero, spinge e intanto mi fa: noi stiamo diventando proprio spaventati. Scusa, 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 papà. È tuo figlio e tu sei suo padre, lui ha bisogno di te. Io non sono pronto a questo. Dicono che i padri non lo siano mai, Ettore. Poi devi portarlo da me, se davvero vuoi. Stavolta ci incontreremo. Noi stiamo diventando proprio coraggiosi, papà.